Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è domenica, giornata rilassante, ma vi preannuncio già che sarà una lunga giornata. Adesso vi spiego tutto. Comunque mi sono svegliata, ho aperto le finestre, oggi c'è un bellissimo sole, tantissima luce. Ecco quando sta scendendo. Fa un casino ogni volta. Cambiato tutti i pannolini dei cagnolini, perché ovviamente avendocene tre potete immaginare, anche se Gwenda è l'unica che li fa sui tappetini, insieme a Icy. Amarok per fortuna fa tutto fuori in giardino. È un po' tardino, però sono andata a dormire tardi, quindi ci sta che siano quasi le 10. In realtà mi sono svegliata da un sacco di tempo, ma sono stata col telefono nel letto. Tra l'altro ho visto che è uscito anche il video Make It del merch di Jungkook, quindi ovviamente me lo devo vedere, anche perché ho visto che ci sono le scene dove ha il man bun, e quindi ha un posto speciale nel mio cuore quel periodo lì. E poi stasera esce il suo merch ufficialmente sul sito, quindi riproveremo a fare tutta la tiritera. Vabbè, detto ciò, non vi voglio annoiare già dall'inizio. Adesso faccio colazione e poi cominciamo a fare tutte le nostre cose. Ieri sera ho provato a fare queste, che sono le noci ricoperte di cioccolato fondente 100%, quindi posso mangiare tutto. Stamattina ci metto queste nello yogurt. Quando vi dico che letteralmente la lampada che ha fatto Chongu è la cosa di cui ho bisogno nella vita, intendo questo. Guardate lui cosa dice: quando le persone vanno a dormire, ci sono delle persone che pensano sia troppo luminoso se c'è la luce accesa, troppo buio se invece è spenta. E quindi ha creato questa lampada con le lucine. That's totally me. Non so se ve l'ho mai detto, ma io non riesco ad andare a dormire se non tengo la TV accesa. Quindi metto il timer e poi insomma si spegne da sola. Altra cosa, l'ha chiamata Microcosmos. Come sapete, io di recente mi sono tatuata qua la scritta Microcosmos in coreano, perché è la mia canzone preferita. Ma ieri è uscito il video presentazione e ha detto una cosa che io vi giuro sono rimasta tipo sconcertata. Questo credo di avervela detta. Uno dei miei sogni più grandi è andare a vedere l'aurora boreale almeno una volta nella vita. Ci devo riuscire, perché penso sia, cioè, una cosa assurda anche solo pensarla. Pensate, vederla con i propri occhi, no? E lui si è ispirato proprio alle luci dell'aurora boreale per fare, no, l'effetto della lampada. Quando l'ha detto mi sono venuti proprio i brividi. Io ormai ho perso veramente qualsiasi lucidità verso questo tipo, perché è impossibile, letteralmente impossibile. Vabbè, fatto sta che continuo qua a fare la mia colazione. Questo è quello che mi chiedono: come fanno le persone a vivere su questa terra sapendo che c'è lui? Cioè, io non comprendo. Cioè, guardatelo. È in uno stato normalissimo e io non ce la faccio, vi giuro. Il man bun e l'undercut e sti capelli di scorpioni, vi giuro. Poi si è messo a disegnare il logo, ovviamente perché lui disegna anche. Però vi prego, gli occhi. Cioè, gli occhi. Vi lascerò con questa immagine. Poi ci rivediamo direttamente stasera con tutta questa questione. Nell'altro video vi avevo già accennato che dovevo mettere a posto il bagno. Lo facciamo insieme adesso. Anche perché, come notate, io ho tantissimi prodotti. Nel corso del tempo li ho già scremati. Manca ancora tanta, tanta, tanta strada. Contate che ho preso anche tutta questa sezione, parte di questa che in teoria sarebbe il mobiletto di mia sorella, ma come sapete lei è come se non vivesse più qui e quindi sì, me ne sono impossessata. Idem qua sotto, ma vabbè. Mi sarebbe piaciuto mettere e appendere qualcosa qui, tipo di quelle mensole che vanno attaccate, ma il problema è che avendo il marmo nel muro non tiene nulla di adesivo. Infatti, come vedete già nel corso del tempo ho provato, ma quando si forma la condensina è un casino, scivola, scivola veramente da qualunque, quindi qui non si può mettere nulla a meno che non trapani proprio il muro. Pace a me, non avremo la nostra mensola, quindi devo fare spazio qui. Allora, qui ho principalmente tutte le cose di Yeppoda, quindi le lascio qui, insomma, alcune cose di Drunk Elephant, anche perché sono quelle che uso tutti i giorni, quindi le prendo, le uso. Vabbè, qui c'è shower gel, i cotton fioc, tutte le cosine, qua gli elastici, qua le cose per fare lo scrub le labbra, e quindi rimane così. Qui sopra, vabbè, c'ho altre robine che non cambierò. Che altro mi piacerebbe che i sieri rimanessero in piedi, così occupano meno spazio. In realtà c'è anche questo qui.
qui. Qui la metto tra le spugnettine che tengo qua. E qui in realtà ci potrei mettere questi, che sono i sieri di It Cosmetics. Quelli uso un sacco spesso, quindi devono stare qui. Ci metto anche il siero di Freshly. Vediamo se c'entra senza fare danni. Ok, perfetto, tutto incastrato. Qui c'ho tutte le pinzettine. Queste in realtà sono le cose che uso tutti i giorni per lavarmi il viso. Le creme solari, l'olio, la foam. Devo capire cosa fare con questi prodotti. Questi e tutti, insomma, quelli della colonnina più che altro. Anche perché qui ho tutte le cose per i capelli, ma non le uso tutte. Però le tengo perché, sapete quando dite, ma se poi un giorno dovessi servirmi e se poi un giorno io volessi farmi l'effetto leccata di mucca e non avessi il gel per farlo? E quindi ovviamente lo tengo. Allora, qui ho messo le cose da regalare. Queste credo le porterò tutte a Francesca. Dopodiché guardate qui quanto spazio ho liberato. Ho tolto tutte le cose qua sopra. Qui ho rimesso posto, e qui diciamo ho diviso con qua tutte le cose tipo scrub e maschere, qua sono più detergenti struccanti, queste qui sono le cose corpo, qui sotto ho messo i dischetti riutilizzabili, qua sotto ho liberato, ho lasciato solo il sapone, ho messo a posto anche qua sotto, anche se non si direbbe, però qua ho tolto un sacco di cosine, qua ho rimesso a posto, questa è tutta la mia scorta di cose in più, diciamo. Devo dire che sono molto soddisfatta, contando che questa è tutta la roba che ho tolto, che era scaduta o che comunque era aperta da tanto tempo e quindi insomma va tolta. Tanto prodotti nuovi da aprire ne ho in quantità. Oggi tra l'altro devo registrarvi anche la makeup collection e vi do uno spoiler: queste sono tutte le cose skincare tra capelli, corpo e viso che sono ancora da aprire. Cioè, per farvi capire che insomma di cose di certo non me ne mancano. Vero assistente? Non mi è stato d'aiuto in questo caso. Sono molto soddisfatta. Si è fatto anche l'una e un quarto nel mentre, quindi tra un po' mi vado a preparare qualcosa da mangiare. Non mi ricordo che cosa oggi nella dieta, devo andare a controllare. Niente, oggi mi è presa tipo Cinderella style e quando succede è un casino perché poi io sono una persona estremamente pignola. E quindi mi sono messa a pulire tutto il bordo qua, che cioè non ho capito perché c'è sto cacchio di bordo che prende solo tutta polvere. Ho pulito tutta qua sopra, non sapete che cosa non c'era, vabbè. Le ragnatele là sopra. Il problema è che 24 anni e non sentirli, mi sono piegata male. Mi ho preso mal di schiena. La vecchiaia si avvicina. Cioè raga, io sto più vicino... No, ancora no, però quasi più vicino ai 30 che ai 20 ormai. È questione di anni, è questione di anni. Però devo dire che sono stata molto veloce a fare questa cosa, ci ho messo tipo 20 minuti. Quant'era prima? Un quarto? Non mi ricordo. Quindi è decisamente l'ora di andare a mangiare. Metto a posto la scala, porto giù le cose da buttare. Pranzetto e amici, che non lo guardo mai. Ma sì, perché sto parlando con... No, non fare così il vicinone. Ciao. Mi è arrivato un pacchetto da Amazon di una cosa che ho preso per fare uno dei makeup che sto facendo su Instagram e su TikTok. Se non li avete visti vi li lascio linkati qua nel suo box. Mi mancano da fare 3 look. Quello di Chimmy, che sarebbe il personaggino che ha disegnato Jimin, Tata, che è quello che ha fatto V, e Cookie, che è quello che ha fatto Jungkook. E non ho una cosa gialla, quindi ho detto la prendo da Amazon. Visto che il personaggino sarebbe quello lì, vedete che ha una sorta tipo di cappuccio giallo, ho pensato prendo questa, c'ho pure, vedete, le stringhette qua, mi metto il cappuccio in testa sperando che sia abbastanza largo e scatto la foto. C'ha senso, quindi domani scatto la foto, anche perché adesso mi devo mettere a registrare il video della makeup collection che sicuramente uscirà prima di questo vlog, quindi lo troverete già sul canale se volete vederlo. Tra l'altro ho le mani secchissime, mamma mia, dopo mi devo fare anche una maschera, quindi sì, vado a girare questa cosa. Ho cercato di seguire più o meno amici, ma mi annoia dopo un po', non lo so perché. Quest'anno poi più di altri non riesco proprio a seguirlo. Ho appena finito di registrare il video della makeup collection, prima di mettermi ad editare, perché tanto anche oggi, vi ripeto, devo rimanere sveglia fino alle 3 del mattino, quindi ha voglia di editare il video, anche se penso durerà parecchio, perché ogni volta registro la makeup collection poi mi metto a parlare, infatti mi fa quasi male la gola. Scarico intanto le clip dalla macchinetta, perché l'ho registrata con questa qui dei vlog, che almeno è più facile, metto a fuoco più velocemente, e poi vado giù in cucina perché sì, sono fatta
7 le 5:20 e volevo fare i muffin. Non posso mangiarli, però sapete che mi piace cucinare, è una cosa che mi rilassa e comunque è sempre domenica, quindi tra lavoro, relax, ci metto in mezzo anche questa cosa qui e voglio registrarvi anche la ricetta di questi muffin su TikTok, quindi se poi vi interessa l'andate a vedere lì. Muffin appena finiti di fare, ora devo solo pulire tutto il disastro qua e questi sono in forno. Ora mi guardo qualcosa al telefono, mi sono fatto una tazza di latte, ci ho messo un po' di caffè perché sento che la cicogna è molto vicina e sono solo quasi le 7 di sera. 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3. Devo rimanere sveglia ancora 8 ore. Perché se mi dicessero rimani sveglia fino alle 6 di mattina e poi la prendi sicuro, vi dico ok. Ma se devo rifare la tiritera dell'altra volta, cioè, spero che vloggare non mi riporti sfiga, sennò darò la colpa a questo. Queste sono le 4 felpe che ha realizzato. Cioè, sempre lo stesso modello, cambia ovviamente la colorazione. Ovviamente io avrei preso quella nera. Guardate che figa, con il logo così scritto da lui. Ma io mi focalizzerò su questa Microcosmos Mood Lamp. Vedete, fa tutto questo effetto tipo aurora boreale. E poi c'è anche lo speaker per la musica. È una di quelle cose che dici, ti serve? Sì, cioè io volevo comprarlo uno speaker per la musica. Volevo prendere quello di Apple che inserisci il telefono e c'ha le casse, no? Però why not questo? Cioè, siamo qui, vediamo. Io l'ho sempre detto che sono da sposare, ragazzi. Che vi devo dire? Questi sono i muffinini. Il problema è che non li posso mangiare, quindi qualcuno deve assaggiarli e deve dirmi come sono. Vieni a assaggiare i muffin. Guarda che li bedine. Te l'ho detto, bastava staccare questo, vedi, e poi vengono così, no? Che roba. Ma dai. Quello più piccolo. No, dai un morso. Ma cioè... Ah, ma mangiato. Dico io, vabbè, dopo sì. A parte ecco, che non che sai bello mangiare i muffin, che non si fa. Ah, ho capito, se mangiano dopo, metà. Sì. Ah. È buono, fammi vedere dentro. È fatto bene, sì. Buono, super troppo. Soffice. La cannella sì, presente. È poco zuccherato dentro, però meglio. Perché più io se ne metto sempre meno di quello che c'è scritto nella ricetta. Programma di questa sera. Sto uscendo, porto muffin a mio nonno. Beh, non è che ci è voluto tanto, visto che quella è casa mia, questa è casa sua. Tra l'altro è una bustina incommentabile, però questo era l'unico modo, quindi vediamo quando ci aprirà. Ciao! Ti ho portato il bottino. Che hai fatto di buono? Muffin, mele e cannella. Buono! Però aprili perché l'ho fatti da poco, sono ancora caldini. Io ci avrei pure una cosa da farti assaggiare. No, no. Oppure la porti a papà perché sì, magari è quella la torta sì di pane. No, non posso mangiarli i carboidrati. Però carina, la tua famosa. E però come l'hai fatta? Al cioccolato? L'ho fatta al cioccolato stavolta. Brava. Che ridere, ragazzi. Praticamente ero a cena. Mia madre ovviamente guarda i miei video su YouTube. Ciao. Io ho fatto no perché stasera è un'altra nottataccia, insomma devo stare sveglia fino alle 3, bla bla bla. E lei mi fa, ma come, ma non l'hai già preso il merch di... Che poi vabbè, ogni volta non si ricorda come si chiama. Lei pensava che la felpa che mi era arrivata oggi, qui da Amazon, fosse la felpa di Jimin che io ero riuscita a prendere l'altra volta. Beata ignoranza, ragazzi, beata ignoranza. Sto per mettermi ad editare il video. Alla fine ho deciso che non mi lavo i capelli perché mi sono ricordata che domani mattina ho la lezione in palestra, quindi cioè non c'ha senso. Mi lavo domani e poi quando torno faccio doccia e tutto. Tra l'altro mi è preso un mal di pancia tremendo mentre ero a cena, infatti non ho neanche finito di mangiare. Non so perché stia succedendo tutto ciò. Cosa devo aspettarmi da questa nottata? Sono qui pronta sul mio terreno da battaglia. Tra l'altro si è anche già salvato il video per domani, ma non lo posso mettere in carica perché altrimenti mi si rallenta internet e non è una cosa che posso permettermi in questo momento. Cioè, vi farei vedere qua come sono sistemata. Sul telefono ho aperto la pagina del prodotto. Cioè, ma uno può stare così? Cioè, non è normale. Poi mi sto scrivendo con un'altra mia amica, vabbè, cose. E ho aperto l'altra pagina di Coco Dive dove hanno già messo in teoria il banner dell'articolo, che come vedete è questo qui. Sto continuando a refreshare perché come vedete c'è scritto sold out, pre-order coming soon. Continuo a ripetere, mi Kim l'ha fatto fare, perché poi io quando monto i video rivedo le facce che faccio,
le cose che dico e dico, ma pensate, guarda sta scema. Quindi mi metto nei vostri panni, vi do il permesso di pensarlo, però che vi devo dire? E anche oggi, ragazzi, non abbiamo concluso nulla. Allegria, felicità. Guardate, oggi sono addirittura tranquilla e calma, perché lo sapevo. Non lo so, non l'ho capita, comunque fatto sta che sul sito è tutto sold out. Ma tipo, vabbè, adesso sono passati 16 minuti, ma Coco Dive, stessa cosa. Anche oggi è andata così. Detto ciò, alla bellezza delle 3:20 posso darvi buonanotte. Anche Daisy, che voleva farmi compagnia, vero? Ci ho provato. Ci sono cose peggiori nella vita, ovviamente, e quindi pace a me. Vi mando un bacio grande, grazie per essere stati con me anche oggi e ci vediamo presto.